Amiche ed amici di ZTL, per vostro ma anche nostro piacere si rinnova l'appuntamento con la saga del fungo porcino in programma qui all'Ariano fino al 23 settembre, giunto alla 22esima edizione. Tante ottime degustazioni, ma non solo, per un programma che si annuncia ricco di novità. Volete saperne di più? Allora seguiteci. Allora, signora Maria, lei lo sa che ha una grande responsabilità, visto che sta cucinando la cosa più importante di questa sagra. Certo, è importante perché bisogna conoscere bene i funghi, bisogna cucinarli bene. Prima di metterli giù bisogna far bollire bene l'olio, poi se mettono se no vengono lessi. Poi si mette sale, un pochino di pepe, e sono buonissimi, sono buoni, chi viene ci ritorna sempre. Ecco, qual è il segreto proprio di questi primi piatti veramente eccezionali? C'è un lavoro dietro incredibile. Dietro, perché i fettuccini si fanno ancora a mano, i cellitti uguali, acqua e farina si fanno a mano, i gnocchi sono buonissimi, è tutto, tutto buono. Signora Maria, a microfoni spenti lei mi diceva che sono 20 anni che lavora in questa sagra, veramente un traguardo importante per lei. È un traguardo, ogni anno c'è più gente, ogni anno sempre di più, vengono da tutte le parti e tutti ritornano perché è tutto buono. Tra i piatti ovviamente più amati ci sono quelli che prepara lei. Ci svela il segreto di questo piatto così buono? In particolare noi mettiamo aglio. Mettiamo un po' di prezzemolo, mettiamo peperoncino e poi mettiamo i funghi, poi cuociamo la pasta, niente di particolare, tutto qua. Con il passare degli anni una sagra che si rinnova sempre e che ha sempre più successo. Sì, sì, esattamente, ogni anno c'è sempre più pubblico, sempre di più. Ecco, se lei dovesse consigliare un primo piatto tra fettuccine, gnocchi, cellitti, cosa consiglierebbe? Ovviamente. No, no, anche perché è quello che mi sembra che riscuota più successo, senza ombra di dubbio. Questa 22esima sagra si parla di fettuccine, cellitti, gnocchi, ma direi di portare in alto anche la polenta. Quella è più importante, penso io, perché è una cosa un pasto che si faceva ai tempi di prima e seguiamo sempre a farlo. Penso che è meglio di cellitti e dei fettuccine, perlomeno per il parere mio, poi non lo so. Qual è il segreto di questa polenta così buona? Ci può svelare un qualcosa? Ci vogliono le braccia buone, e tanto, ci vogliono della buona farina e tante cose, tante altre cose. Che non è che ci sono segreti, che ci si mettono cose che non ci si devono mettere, però più che mai è braccia, perché se deve girare tanto, se no non viene buona, viene come una crema. Da quanti anni è che lei lavora qua? Io sono 20 anni. Io 20 anni che faccio la sagra. Poi me faccio po' tutte queste sagre, vado a fare i fettuccine in piazza. Ma le fa e le mangia anche ovviamente. Infatti se vede. Non potrei dire che non me mangio perché sarei. Allora, 22esima sagra del fungo porcino, innanzitutto un tuo pensiero. Non saprei che dire, perché è la prima volta che vengo. Un ottimo rapporto qualità-prezzo sicuramente. Sì, quello sì. Non solo stand gastronomici ma anche insomma altri. Ancora non l'ho fatto il giro, sono venuta diretta a mangiare, come vede. Beh, è contento anche il Bimol. Sì, è contenta. Buon appetito. Buon appetito, grazie. Siamo con Camilla. Allora Camilla, 22esima sagra del fungo porcino, innanzitutto un tuo pensiero. La vedo piena di gente e mi piace. E niente. Perché le fettuccine il piatto? È il mio piatto preferito. Sì. Cioè, mi piacciono i funghi e allora prendo queste. È la prima volta che vieni qui? No, abito qui, quindi ci vengo ogni volta. Sicuramente è una bella manifestazione. Non mi aspettavo una tale importanza e tanta gente, tanta bella, tanto bel mangiare. Ottime degustazioni, ma soprattutto un ottimo rapporto qualità-prezzo, sei d'accordo? Sicuramente, ottimo rapporto, anche perché
In questi giorni insomma si bada tanto al rapporto qualità-prezzo e quindi è fondamentale questa cosa. Non solo degustazioni ma anche stand gastronomici, quindi insomma diverse attività per un programma sempre più ricco. Esatto, oltre al mangiare c'è tanta animazione, ci sono bellissime esposizioni, un po' tutti i prodotti e quindi c'è di tutto. La prima volta che vieni? Io? Sì. Quindi insomma la consigli anche per il futuro? Penso di sì. Una curiosità, da dove venite voi? Dall'Abruzzo. Tanti chilometri per queste... fare questi spaghetti, queste tagliatelle con i funghi porcini. Allora Carlo, innanzitutto da dove vieni? Scusa? Prego. Colleferro. T'ho preso proprio col sorcio in bocca, come si sente? Col porcino. Col porcino in bocca. Allora, 22esima sagra, è la prima volta che vieni qui. Tutti gli anni vengo. Quali sono le... Ti veniamo tutti gli anni. Quali sono le novità che noti insomma con il passare degli anni? Allora, che per esempio le varietà di primi piatti non ci sono più. Prima c'avevano, ne so, tipo tre gusti di piatti, gnocchi, fettuccine, tutte le cose. Invece adesso chi c'è gnocchi c'è le fettuccine, quindi un po' una cosa limitata. Comunque guarda la gastronomia, però è sempre tutto buono, eh? Beh, è sempre una certezza venire qui alla Sagra, no? Si mangia bene, tutto organizzato bene. Stasera c'è anche dell'ottima musica. Infatti, quindi non solo degustazioni, ma con il passare degli anni è una Sagra che si rinnova sempre, e sia dal punto di vista qualitativo ma anche come varietà di possibilità per voi. Certo, il livello anche culturale, diciamo, no? Gli eventi sono sempre cresciuti negli anni. Tornando all'aspetto prettamente gastronomico, cos'è che preferisci? Cellitti, quelli che sto mangiando stasera. Quale motivo? Mi piacciono di più. Senti, comunque un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sì, anche quello sicuramente. Un panino con i funghi, cellitti, bicchiere di vino, insomma. Meglio di così. È la prima volta che vieni qui? No, io sono di Lariano, quindi quasi tutti gli anni sono venuto, sempre. Cosa ha degustato questa sera? Sì, un bel piatto di fettuccine con i funghi porcini. Un rapporto qualità-prezzo ottimo. È ottimissimo, poi la Sagra è sempre ottima, perché qui, ma non solo il mangiare, ma anche gli altri stand gastronomici e non, è sempre conveniente, insomma. Poi è una bella festa. E fa piacere venirci lì. I'm not mad at you at all, but I want the whole world to celebrate. Traguardo sicuramente importante. Importantissimo, anche perché notiamo che ogni anno la Sagra migliora. Questa Sagra del Fungo Porcino che dà la possibilità all'Ariano di farsi conoscere in Italia e in qualche occasione anche in Europa, soprattutto anche per il Fungo Porcino e per il pane di Lariano e per il vino. Questa è una cosa molto importante che naturalmente ci vantiamo di come cittadini e come amministratori. Ti interrompo proprio nel momento fatidico, con la forchetta pronta. Come ti chiami? Claudia. 22esima Sagra del Fungo Porcino, la prima volta che vieni? No, io sono di Lariano, quindi ormai è un abitué. Ecco, quali sono le differenze che negli anni hai notato, insomma, per questo appuntamento? Non lo so, mi sembra sempre organizzata bene, carina, sempre attenti ai dettagli. Ogni anno c'è qualcosa di nuovo come stand, cose del genere, però alla fine la mangiare così si mangia sempre bene, quindi è sempre stata fatta bene. Un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sì, quello sì. Panino, pasta, bicchiere di vino a 8 euro, mi sembra, no? Buono, molto buono. Insomma, la consiglieresti? Sì, a voglia.